Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, cari amici, in studio con voi Rosario Moreno. A soli 9 giorni dal decreto ristori, già disposti bonifici per quasi 1 miliardo di euro sul conto di 211.000 imprese. L'annuncio è di Gualtieri. I soldi, dice, hanno annunciato appunto il ministro con una nota, arriveranno in tempi record già lunedì e martedì e direttamente sui conti correnti degli interessati. In un periodo di difficoltà e di giuste preoccupazioni possiamo dare una notizia positiva. Questo lo ha scritto appunto in apertura del comunicato. Indice di contagio, incapacità di tracciare, posti letto occupati, insomma ci sono i numeri reali che hanno reso necessario le norme anti-Covid nelle regioni. Il rapporto tra i positivi, i casi positivi e i casi testati, insomma c'è la capacità di tracciamento, i posti negli ospedali e in terapia intensiva. I dati forniti sono spesso incompleti. La cartina dell'Italia quindi si è colorata secondo parametri ben definiti e sui dati forniti dai dipartimenti di prevenzione. Anche chi, come i presidenti di Lombardia e Piemonte, ripete la storia dei lockdown che non rispettano i parametri reali, viene sbugiardato dalle 21 sentinelle individuate dall'ISS come le spie della capacità di monitoraggio. Elezioni USA 2020, i risultati, insomma, Biden sembra che sia in vantaggio, quindi si allarga in Pennsylvania. Riconteggio in Georgia, lo staff dei Dem dice che il governo scorterà gli intrusi fuori dalla Casa Bianca. Trump dice: non smetto di battermi. I voti che arrivano da Filadelfia segnano il vantaggio del democratico che sorpassa Trump, ma senza il Keystone State il presidente è fuori dai giochi. L'ex vice di Obama scavalca il Tycoon anche in Georgia, uno stato tradizionalmente repubblicano. Proprio qui le schede verranno riconteggiate. Lo prevede la legge se la differenza tra i due candidati è inferiore allo 0,5%. Comunque sono lentissimi gli scrutini in Nevada e Arizona, dove si riduce il margine per Biden. È morto Stefano D'Orazio, lo storico batterista dei Pooh, aveva 72 anni. Loretta Goggi ha detto: è stato il Covid. A marzo scrisse la canzone per Bergamo. Il commento di Robby Facchinetti, Red Canzian, Do di Battaglia, Riccardo Fogli, che dicono: abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto tutti noi abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa. A Genova sarà montato un ospedale da campo fuori dal Policlinico San Martino, alleggerire il peso dei pazienti Covid sul pronto soccorso. La conferma è arrivata dal direttore generale del Policlinico Giovanni Ucci. Ha detto: ciò a cui teniamo e sul quale siamo particolarmente attenti è il fatto che i pazienti non debbano rimanere fermi sull'ambulanza oppure in strada. Toti adesso corre. Stiamo lavorando, dice, anche sul padiglione C del Galliera e nell'ospedale di Rapallo. A breve ci saranno reparti a bassissima intensità e a Cantona, insomma, per ora l'ospedale in fiera. Notizie da Napoli e dalla Campania. Covid in forte crescita a Napoli, 1051 casi, un quarto di quelli della Campania. Nel pomeriggio di ieri sono, come di consueto, stati diramati i dati sulla città di Napoli, peraltro già anticipati da Vincenzo De Luca nella sua consueta diretta Facebook del venerdì a proposito dell'emergenza sanitaria Covid-19. Sono 1051 nuovi positivi al coronavirus di competenza dell'ASL Napoli 1 Centro. Di questi, 451 provengono da tamponi analizzati in laboratori privati. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono stati appunto complessivamente 6.062, quindi positivi sono il 17,33%, di cui 2.030 in laboratori privati. I positivi quindi il 22,22%, appunto quelli rilevati nei laboratori privati. Negazionista rincorre un'ambulanza, terrorizzano le persone. Un uomo a bordo della sua automobile ha inseguito un'ambulanza per oltre 10 minuti per le strade di Ercolano e Torre del Greco. Obiettivo: scoprire se trasportavano qualcuno o se giravano a sirene spiegate solo per terrorizzare le persone in relazione all'emergenza Covid.
è questa l'ultima moda che è imperversa sul web, con decine di video negazionisti secondo cui le ambulanze vengono utilizzate per spaventare le persone. Secondo queste persone le ambulanze non trasportano effettivamente malati di Covid e vengono negate a malati comuni che ne fanno richiesta. Focolaio nella RSA, contagiati tutti gli ospiti, due anziani morti in serata. C'è stato appunto questo focolaio di coronavirus all'interno della casa famiglia di Corso Umberto I che ha provocato il contagio di tutti gli ospiti. La situazione è drammatica, questo lo afferma il sindaco Vincenzo Ascione. Le donne ospitate all'interno della RSA sono tutte in età avanzata con patologie pregresse e la loro positività al Covid potrebbe provocare un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute. Purtroppo due anziane signore non ce l'hanno fatta e sono decedute nella giornata di ieri. L'amministrazione comunale esprime profondo cordoglio e la propria vicinanza ai familiari delle vittime. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus, la fotografia della settimana. Nell'arco di 7 giorni in Friuli Venezia Giulia si sono registrati 41 decessi e 116 ospedalizzazioni in più. Nell'ultima settimana, caratterizzata dalla firma appunto del nuovo DPCM che divide l'Italia in 3 zone, una gialla, quella appunto del Friuli Venezia Giulia, e poi ci saranno altre 2 che sono arancione e rossa. I numeri del Covid sono saliti anche nella regione, quindi. Dal 30 ottobre al 6 novembre infatti si sono registrati 41 decessi, cifra che ci riporta al periodo più duro della prima fase, con il dato di venerdì 6 con 12 morti, che rappresenta il secondo incremento più alto nell'arco di 24 ore dall'inizio della pandemia. Peggio era andata solo il 20 aprile, quando i decessi erano stati 14. Omicidio Tulissi, il PM chiede la conferma della condanna. In corte d'appello è stato il giorno dell'accusa, che ha ricostruito gli elementi a carico dell'imputato Paolo Calligaris. Il pubblico ministero ha chiesto la conferma della condanna pronunciata già in primo grado nei confronti di Calligaris, l'imprenditore di Manzano condannato con rito abbreviato a 16 anni di reclusione per l'omicidio volontario della compagna Tatiana Tulissi. Delitto avvenuto nella villa di famiglia nel 2008. La donna era stata freddata con diversi colpi di arma da fuoco. Il coronavirus sfonda anche in Valcellina, primo positivo da inizio epidemia. Barcis, resistono Clauzetto, Cimolais ed Erto e Casso ancora, che sono Covid free. Il Covid quindi sfonda anche in Valcellina. Il comune di Barcis, 243 abitanti, che finora era rimasto indenne dall'inizio della pandemia, registra il primo caso positivo. Si tratta di un anziano del paese che si trova a casa e sta bene. Il sindaco Claudio Traina si dice amareggiato, ma al tempo stesso se lo aspettava. Le montagne ci hanno salvato proteggendoci dalla prima ondata, ma adesso è aumentata la mobilità, quindi era inevitabile che prima o poi il virus arrivasse anche qui. E non può mancare quindi un invito ai cittadini a fare attenzione osservando le regole. Cari amici, termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.